questa crisi economica sarà molto molto peggiore di quello che abbiamo vissuto nel 2008, insomma. Dopo due mesi la situazione è diventata veramente pesante. Abbiamo bisogno di semplificare certe procedure, certi bandi, certe, diciamo, contribuzioni anche che ci vengono promesse. Abbiamo bisogno dell'aiuto e del sostegno dello Stato, perché se no non si riuscirà ad andare avanti, insomma. Ben poche ancora sono riuscite a aprire. Abbiamo un certo numero di imprese aperte, ovviamente che sono rimaste aperte anche durante i picchi più importanti della malattia. Mi riferisco a tutto il settore alimentare. Ulteriore apertura c'è stata per soggetto attività come le librerie, le cartolerie, ma anche l'abbigliamento da bambino, insomma, per non parlare poi delle tabaccherie, delle farmacie e quant'altro. Insomma, sono tutti piccoli negozi che comunque sono rimasti aperti, hanno fatto un servizio importante per la comunità, soprattutto l'hanno fatto in sicurezza. E questo è uno dei motivi che ci spingono in questa fase a chiedere, insomma, un'accelerazione rispetto all'apertura di certe attività, perché comunque riteniamo di poterlo fare in sicurezza. Ecco, i più penalizzati sicuramente tutto l'ambito della ristorazione, dei bar, del benessere. Siamo in attesa anche, abbiamo dei tavoli nazionali col governo, di queste famose regole, protocolli che abbiamo definito in linea generale, ma che in qualche modo ci vorrebbe dettagliare un po' meglio. In realtà, insomma, ci sono attività, innanzitutto tutto il mondo del wellness lo può fare e secondo noi hanno anche gli strumenti per poterlo fare già adesso in sicurezza. Il mondo dei pubblici esercizi, quindi tutto il mondo dei bar, che con l'asporto, la possibilità di fare asporto, non dico ha risolto i problemi, ma comunque ha dato una qualche opportunità in più a tante attività. Però senza questi protocolli difficilmente riusciamo a capire a modo quello che sarà necessario. Ovviamente abbiamo posto dei paletti, insomma, assolutamente no quello che si vede in giro, che si parla di plexiglass o di queste cose, insomma, perché il distanziamento sociale è quello che è previsto già dai protocolli. È chiaro che gli ambienti chiusi e gli ambienti aperti fanno una loro differenza, perché poi tra l'altro nella ristorazione purtroppo in questi anni abbiamo assistito a uno sviluppo importante di quella ristorazione particolare legata alla movida, quindi con tavolini anche piccolini, stretti, e questo certo non aiuta, mentre aiuta molto il fatto di poter avere, e abbiamo già chiesto a tutti i comuni, ma anche a livello nazionale, una semplificazione delle procedure burocratiche per ottenere l'ampliamento di quelli che sono le distese, le ORS, e anche un azzeramento dei costi di queste nuove strutture, perché in questo modo si riesce a fare il distanziamento sociale e lo si riesce a fare in tutta sicurezza. Quindi questo è quello che stiamo cercando di portare avanti. Anche nella consapevolezza però che comunque all'inizio non sarà schioppettante. Già adesso ci stiamo preoccupando di trovare formule di sostegno anche post apertura, perché è evidente che non tutti, insomma, riusciranno ad aprire e a far quadrare i conti. Abbiamo già chiesto già al governo, insomma, sostegno per tutto l'anno 2020, ma anche per il 2021, perché, e qui veniamo agli aiuti ancora mancanti da parte del governo, perché siamo a due mesi dall'inizio di questo lockdown, di questa chiusura obbligatoria, e per ora sono arrivati degli spostamenti in avanti di tassazione, niente sul tema degli affitti, niente sul tema dei contributi a fondo perduto, e devo dire che anche sul tema dei finanziamenti a tasso zero, quant'altro è stato promesso, insomma, siamo ancora in alto mare, perché comunque la burocrazia per ottenere questi finanziamenti è alta, lunga, e c'è molta discrezionalità da parte delle banche, e quindi, insomma, anche se c'è questa garanzia dello Stato al 100%, questa discrezionalità delle banche rende difficile accedere anche a questi prestiti. E noi abbiamo tutta una serie di iniziative volte a cercare le soluzioni migliori per le attività. È evidente che ci troviamo a operare sia a livello provinciale, a livello comunale, ma anche a livelli più alti. Ed è chiaro che è evidente che in questo momento di grandi difficoltà, dove tutte le imprese si trovano, non dico con l'acqua alla gola, ma insomma in serissima difficoltà, ci chiamano, ci cercano, vogliono ovviamente risposte, anche a volte, diciamo, un conforto da parte nostra. Cerchiamo di dare risposte, soprattutto anche di dare servizi in questo momento, quindi cercare di accelerare al più possibile quelle che sono le pratiche di finanziamento, dare un sostegno rispetto al fatto che si possa spostare i pagamenti di mutui, rate e quant'altro anche a livello familiare. Stiamo cercando di fare il tutto il possibile per fare le domande
perché che riguarda le casse integrazioni in deroga, tutti i tipi di casse integrazione, consigliare al meglio le imprese su quale soluzione adottare. Insomma, è tutto un lavoro complicato che però facciamo volentieri, e lo facciamo perché insomma è la nostra mission quello di assistere le imprese in questa, normalmente ancora di più in questa fase di grande difficoltà. Dall'oggi al domani ci siamo trovati anche noi a dover riorganizzare le strutture interne, mantenere comunque il contatto con gli operatori, quindi adottare linee, persone apposite per rispondere. Abbiamo addirittura attivato un numero verde nazionale, per cui chiunque può chiamare a questo numero per dare risposte, e questo lo facciamo a soci e anche a non soci, perché in realtà quando uno è disperato cerca aiuto dovunque lo possa trovare. Ci siamo trovati anche noi a affrontare una situazione veramente, veramente complicata, e però insomma non abbiamo fatto mancare mai il sostegno che potevamo dare alla nostra impresa. Il ruolo della piccola impresa, del piccolo commercio, è fondamentale per la vita dei centri storici. La paura è che quando calerà la nebbia, quando finirà questa grande, grande bufera legata al virus, il rischio di trovare che i centri dei paesi diventino dei musei invece che dei luoghi vivi, dei luoghi di incontro, di luoghi dove c'è la socialità. E riteniamo che insomma dalle parole bisognerà passare evidentemente ai fatti, perché da questa crisi veramente, se no, ci troveremo un mondo completamente diverso, soprattutto perché che riguarda il piccolo commercio e la socialità che questo genera.